Rita Dalla Chiesa non poteva mancare ai funerali di Silvio Berlusconi. No, assolutamente non potevo mancare a quello che per me continua a essere il presidente Berlusconi e continuerà a esserlo. E voi volete un ricordo politico o un ricordo personale? Entrambi. Ma ricordo politico non c'è, nel senso che continuerà a esserci Forza Italia col simbolo e nel nome di Berlusconi. E secondo me saremo ancora più forti, più compatti. Quindi non vede nubi all'orizzonte? Ma guardi, io il mio pensiero è del tutto ininfluente. Quello che vorrei personalmente è che noi fossimo molto forti e molto compatti proprio per continuare il sogno del presidente Berlusconi, quello di Forza Italia, una Forza Italia che sia quello che è stato in questi anni, poi alla fine molto moderata, e quindi vorrei che continuasse il suo percorso. Poi da un punto di vista personale io gli devo tutto, io gli devo veramente tutto, tutto quello che ho, tutto quello che oggi anche immeritatamente sono diventata, non lo so, però è tutto merito del presidente Berlusconi. Quando pensa a lui c'è un ricordo, c'è qualcosa, un flash che le viene? Ma la prima volta che l'ho conosciuto me lo presentò mio padre al Teatro Manzoni a Milano, ma lui era un ragazzino proprio, c'era ancora Edoardo De Filippo, eravamo andati a vedere papà e io una commedia, una delle ultime che fece Edoardo De Filippo al Manzoni. E mi disse, vedi questo ragazzo si farà. Ecco, io mi ricordo questo giovane uomo che va incontro a mio padre e gli dice buonasera generale. L'ultimo ricordo invece è quando l'ha sentito? E l'ho sentito quando sono entrata in commissione vigilanza RAI e mi disse che era molto contento, ma ripeto, tutto quello che io ho e ho avuto lo devo a lui. Aveva fiducia in me, questa è una cosa che mi rende molto orgogliosa.